arte nel senso più stretto di arte figurativa, e quindi anche il cinema. Quindi abbiamo insomma pensato di impostarla così, quindi non fare solo una rassegna teatrale, ma l'anno scorso mancava anche un po' di musica, quindi quest'anno con le pochissime risorse che avevo a disposizione sono riuscita in realtà, credo, a dare così un po' di opportunità alla città, quantomeno immaginata proprio come centro città. Allora, il primo concerto, visto che oggi è il 18, è domani, il 19 giugno, ci sarà a Palazzo Cutica il concerto di Massimo Buvola, e l'ho organizzato insieme al Teatro Ambra, nel senso che ci sarà un biglietto d'ingresso di 10 euro, se non sbaglio, e sta all'interno della serie di iniziative dell'inutile strage, quindi di quel progetto che mette insieme tutte le iniziative in ricordo, in memoria della Grande Guerra. È un concerto proprio dedicato alla Grande Guerra, quindi sarà domani sera alle 21 a Palazzo Cuttica. Sempre a Palazzo Cuttica e sempre nell'ambito di questa iniziativa della Grande Guerra ci sarà l'associazione Liberarti domenica 21 giugno, che fa sempre uno spettacolo inserito in questo, che è come foglie sugli alberi, inserito in questo contesto. A luglio, sempre adesso mi focalizzo su Palazzo Cuttica, sia luglio che agosto ci saranno gli spettacoli, ci sarà il cinema all'aperto. Per questo sono molto, molto contenta, perché in realtà credo che una stagione di cinema all'aperto non si sia mai fatto in città, una vera stagione, cioè inteso come non uno spettacolo ogni tanto, ma un ciclo di cinema all'aperto, peraltro proprio in centro a Palazzo Cuttica. Ci sono a luglio-agosto saranno a luglio il venerdì e la domenica, e ad agosto invece martedì, venerdì e domenica. Si partirà il 5, se non sbaglio, non mi ricordo, il 3, che è il primo giorno utile, e la cosa importante è che qua avete già tutti i titoli, sono ogni serata c'è un titolo diverso, quindi non si ripete mai, e il costo è di 4,50 euro. E abbiamo sia con questo che con le serate jazz abbiamo lavorato anche un po' con i ristoratori di Via Parma, e quindi con sì, appunto, con i ristoratori di Via Parma e di quella zona che metteranno il Dior all'esterno in Piazza Duomo. Il cinema sono come vedete i titoli dell'ultima stagione, e niente, insomma non c'è necessità di prenotazione, cioè questa è fatta in collaborazione con Slow Cinema e questa associazione di Torino che si occupa comunque di cinema all'aperto, perché in città non c'è nessuno che ha questo tipo di disponibilità, almeno con una possibilità di fare qualcosa di strutturato e che duri appunto 2 mesi, quindi a luglio e agosto. A luglio ci saranno invece i giovedì del jazz, quindi suonano tre serate jazz in collaborazione col Jazz Club di Alessandria, avete la locandina, il 2 luglio, il 16 luglio e il 23 luglio. I concerti iniziano alle 21.30, il costo è di 10 euro, 8 euro per chi consumerà un pasto, comunque farà la cena nei ristoranti convenzionati che ci sono nella locandina, che sono appunto quelli di Via Parma, quindi Ristorante Duomo, il Tip Tap, la Tomatica, il Porfido e il Vicoletto, che ringrazio, e loro offriranno anche la cena agli artisti, quindi abbiamo fatto questo con insomma questa collaborazione anche con loro. Poi sempre a luglio e sempre a Palazzo Cuttica ci saranno degli spettacoli invece dedicati alle famiglie, per i bambini e per le famiglie. La rassegna è curata da Coltelleria, c'è qui. Sono anche qui abbiamo individuato delle giornate fisse, che sono il martedì, non mi ricordo, abbiamo cambiato, c'è
Non lo trovo. Allora, martedì 14. Ok, sì, sì, sono i martedì comunque, perfetto. E sono appunto sono tre spettacoli teatrali dedicati alle famiglie, il posto unico è 5 euro. L'anno scorso la rassegna per le famiglie, quindi gli spettacoli che sono stati fatti per i bambini e le famiglie sono andati benissimo, perché comunque c'è molta richiesta e a Palazzo Cuttica era sempre pieno e il contesto è molto bello, quindi sono sicura che insomma, abbiamo scelto ovviamente luglio perché il mese e poi le persone si muovono un po' di più. Quindi questo insomma per definire, diciamo che a luglio quasi tutte le serate sono impegnate, esatto. Per quanto riguarda invece l'ospedale militare, abbiamo la prima serata che è una serata in collaborazione con Segnali e c'è questo gruppo americano, lo facciamo nel cortile dell'ospedale militare e in concomitanza c'è una mostra che finirà a fine giugno, che è una mostra di artisti locali, alessandrini, quindi che c'è scultura, pittura, è un po' di tutto, e questo ovviamente sta nel seguito di quella volontà un po' di rivalutare e valorizzare quello spazio, che comunque è uno spazio molto bello e che anche quest'anno è stato utilizzato per esempio per fare scatola sonora ed ha avuto comunque un grande ritorno di pubblico, anche perché è uno spazio che siccome è poco visibile le persone ci vanno anche solo incuriosite dallo spazio in sé, quindi questo a giugno. A luglio invece all'ospedale militare avremo questa mostra invece che ha un respiro più internazionale, che è una mostra sulla pop art. Avete di questo, poi magari vi mando qualche informazione un po' più dettagliata. Comunque qua c'è già credo tutto, vero? Il trailer era molto corposo. Sì, sì, ecco, allora infatti siccome è una mostra è una mostra davvero molto importante sulla pop art e ovviamente anche a livello visivo sarà molto suggestivo, perché il contesto della chiesa verrà allestito sopra, il contesto della chiesa chiaramente farà molto contrasto con questa esposizione. Sono artisti di fama internazionale, vieni. Sono artisti di fama internazionale e sarà inaugurato l'8. Prevediamo poi di fare durante la permanenza della mostra qualche evento sotto all'ospedale militare, magari qualche DJ set, comunque qualcosa per tenere vivacizzata aperta la mostra anche di sera. Della pop art magari vi mando in prossimità dell'inaugurazione qualche notizia in più, perché ne vale la pena. Adesso questo era solo per creare un contesto di quello che accade in questi mesi. Quindi tra l'altro nello stesso, tanto per seguire questo discorso di utilizzo degli spazi con i pochi, la scuola i pochi, loro faranno per tutto luglio all'interno di San Francesco un loro stage, privato, ecco, perché loro fanno delle prove che poi scaturiranno in uno spettacolo e hanno chiesto l'utilizzo, e per me è importante perché comunque anche se uno vuole andare mentre loro stanno facendo le prove, comunque è aperto ed è un modo, perché non è facile anche riuscire a tenerlo aperto sempre, ovviamente diventa complicato il fatto di avere compagnie del territorio, comunque realtà del territorio che lo utilizzano, è importante perché si crea comunque un movimento rispetto a quello spazio. Sempre all'ospedale militare invece poi la parte dedicata al teatro si chiude con la compagnia Stregatti, che farà due spettacoli all'ospedale militare a fine agosto. Lei è arrivata al fiatone, sì, perché certo. Ho fatto solo una panoramica, sì. Spero di non aver dimenticato niente, ma comunque poi io l'unica cosa che vi chiedo, qua voi avete tutto, magari noi
mandiamo poi ogni, diciamo così, in modo ravvicinato, comunque in concomitanza degli vari eventi, un recall. Per quanto riguarda gli spettacoli del cinema, invece c'è già un calendario che sarà sul sito di Cultur, solo sul sito di Cultur o comunque sul sito del comune, perché è gestito comunque dal comune, quindi sarà lì. Se ovviamente sui giornali, come con quel cinema al chiuso, date un po' di visibilità, perché comunque credo che sia un'iniziativa molto, molto interessante, che peraltro sono iniziative che fatte in centro un po' vivacizzano il centro, cioè non ho scelto di fare cose in cittadella piuttosto che proprio anche come gli altri anni, un po' per riuscire a fare delle iniziative che stimolino le persone a venire in centro, quindi questo. Adesso